Da diversi anni gli studenti del corso di turismo dell'ITC Salvatore Sata di Nuoro, in occasione della manifestazione Masters in Nugaro, inserita nel circuito Autunno in Barbagia, prestano la loro opera come guide turistiche, attività apprezzata a cui hanno affiancato quella di ricercatori per capire a fondo le dinamiche economiche e sociali di Mastros, chi partecipa, qual è il gradimento, cosa si può fare per migliorarlo. Lo fanno somministrando ai visitatori e alle aziende presenti un questionario, un'accoglienza completata anche dalla presenza del gruppo folk dell'istituto che intrattiene i turisti presenti negli infopointi. I risultati di questo studio, che è inserito nelle attività di alternanza scuola-lavoro, sono stati illustrati stamattina nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti l'assessore al turismo Marcello Seddone, mentre gli onori di casa sono stati fatti dalla vicepreside Carmela Podda e dalla docente Evina Kirchi. Nell'auditorium invece i ragazzi del gruppo Folk hanno dato un saggio della loro preparazione alla presenza del vice sindaco Sebastian Cocco. Servirà perché i ragazzi hanno fatto un grande lavoro sia sul lato dei questionari ai singoli turisti che sono venuti in città, sia agli operatori che hanno partecipato alla manifestazione. L'amministrazione è molto contenta e soddisfatta della collaborazione con la scuola superiore, perché ha permesso da un lato di individuare degli aspetti da migliorare della manifestazione. Siamo coscienti che non è andato tutto bene, questo tipo di lavoro ci permetterà già da questa edizione e nelle successive di migliorare sulle lacune di Autunno in Barbagia della Tappa Nuorese, per cui cercheremo di implementare anche il prossimo anno questa collaborazione che riguarda sia la somministrazione di questionari ma anche la presenza di punti informazione, così come un'attività di intrattenimento fatta dal gruppo folk della scuola. Noi siamo molto contenti e vogliamo estendere questo tipo di collaborazione anche con gli altri istituti della città, partendo dal presupposto che questa è la base di un lavoro e un punto di partenza e non di arrivo.